a due cause di disturbo mentale. Sicuramente la Prima Guerra Mondiale, sulla quale ti soffermi parecchio nell'analisi delle cartelle cliniche, ma non dimentichiamo neanche, e lo accennava il professor Vento, il massiccio fenomeno migratorio. Cioè, alla fine, come dire, la reclusione, l'internamento in un sistema di manicomi era anche frutto dei grandi mutamenti in atto nella società dell'epoca. Secondo te, dovendo banalizzare, se vogliamo, in termini di percentuale, quanto influì la guerra e quanto influì l'emigrazione di massa? È una buona domanda perché sono entrambi fenomeni traumatici. Ovviamente uno è violento, quello è la guerra, e l'altro lo è di meno, ma sulla psiche del contadino medio calabrese o meridionale ha un impatto devastante. Dovete sempre immaginare appunto l'analfabeta dell'entroterra che si ritrova a contatto con una società ipermoderna come quella degli Stati Uniti, non parla quella lingua. Trova anche lì, come oggi i nostri migranti, un atteggiamento di ostilità, per cui insomma deve passare appunto dalla quarantena, deve essere studiato, analizzato, capire se biologicamente può stare o meno in quella società, e questo gli provoca inevitabilmente, nei soggetti più fragili, non a tutti ovviamente, chi parte probabilmente ha già con delle fragilità di fondo, un trauma non indifferente. Molti migranti infatti hanno questo tipo di cartella clinica, cioè partono più o meno sani, cioè nulla nel loro passato se non appunto un'ereditarietà o qualcuno in famiglia e via dicendo. Arrivano negli Stati Uniti, vengono ricoverati, messi in manicomio, poi rispediti a spese degli Stati Uniti stessi in Italia e fanno il giro di qualche manicomio nazionale per arrivare a Girifalco che è il manicomio di competenza. E, è un trauma. L'immigrazione appunto è un trauma e non è nulla di nuovo, insomma se voi andate a parlare qui vicino con gli operatori psichiatrici di San Ferdinando che si occupano delle tendopoli, insomma il trauma dell'immigrazione è anche il loro, anche per loro questa è una società assurda rispetto a quella della loro cultura, traumatizzante, insomma è un qualcosa che si ripete e che è stata chiamata appunto da Salvo Inglese, che è un psichiatra, bravo, appunto, che opera a Catanzaro e che ha scritto cose molto interessanti, l'etnopsichiatria, cioè questo fenomeno appunto che l'emigrazione provoca dei traumi psicologici, per cui persone che vanno assistite realmente, anche perché non pericolose. L'aspetto più interessante dell'emigrazione però è, a mio avviso, è dato da chi rimane, la moglie, in modo particolare appunto dell'emigrato. Dirò una cosa un po' cruda, insomma, è vero, c'è il senso dell'abbandono, ma non è un abbandono romantico, spesso e volentieri, specie in queste culture a volte feroci, che sono le culture contadine calabresi, no? Non si soffre per la mancanza del caro amato, si soffre della mancanza del caro che non lavora più la terra e adesso me ne devo occupare io, oltre a occuparmi dei figli, del mantenimento della casa e via dicendo. È il sovraccarico di mansioni a cui non corrisponde poi anche un ruolo sociale. Qua è una forte differenza tra nord e sud, che la guerra andrà a determinare, che la guerra portando gli uomini a fronte porta nelle fabbriche dove lì ancora dove ci sono, insomma, le donne a lavorare al posto degli uomini nelle grandi attività produttive fordiste, per intenderci. Nel sud questo non c'è, le donne, insomma, in maniera familiare, privata, si occupano per quel che possono, insomma, della solita economia contadina. La classe politica dirigente meridionale, che è sembra l'appannaggio di quella settentrionale, non coglie questo cambiamento. Tant'è che dal 19 in poi in Calabria, soprattutto da queste zone, esplodono tutta una serie di rivolte contadine per la fine del latifondo, no? E per l'applicazione dei decreti Visocchi. E al nord nascono le prime forme di suffragette, cioè chi donne organizzate in movimenti appunto che rivendicano l'inserimento nelle attività produttive fino a quel momento l'appannaggio maschile. Però i casi sono tanti, appunto, perché la donna si ritrova a essere sovraccaricata appunto di mansioni fino a quel momento inimmaginabili. Tutto questo all'interno di un disagio costante, di una povertà straziante, dove non si sa come tirare avanti, e quindi
E questo crea non poche difficoltà. A fianco di questo c'è il trauma vero, insomma, di chi rimane, spesso fratelli, minori, padri che vedono il figlio andare al fronte, che non hanno più notizie, che sanno che è morto, e che lì impazziscono, si vestono da soldati, immaginano di essere il generale Cadorna, insomma, tutto ciò che noi possiamo immaginare come l'esposizione classica della follia, insomma, non che questo nel manicomio non si trova e come, però dal punto di vista dello storico questo è un aspetto più folcloristico che è interessante, insomma, a me interessa più l'aspetto sociale, appunto, della reclusione, ecco. Hai accennato al fenomeno dei simulatori in guerra, quelli che pur di sfuggire agli obblighi di leva si fingevano matti. Ha colpito molto il fatto che in diversi casi le dimissioni, leggo testualmente, per non constatata pazzia, venivano decise non sulla scorta di uno studio approfondito, ma di una relazione della stazione dei carabinieri del luogo di provenienza. Allora, che succede? Erano i medici che abdicavano al loro ruolo? O c'era comunque un orientamento diffuso, dominante, per cui si presumeva sempre che ci fosse un atteggiamento volto alla simulazione? Allora, anche qui è una domanda importante, ci sono diverse chiavi di lettura. Si dice comunemente che gli psichiatri dell'epoca, non a Girifarco, in tutto il territorio nazionale, ma europeo, indossano le stellette, nel senso che diventano a tutti gli effetti degli psichiatri militari. Siamo in guerra, c'è l'esigenza di carne che vada al fronte in continuazione, insomma. Per cui, soprattutto nel primo anno e mezzo, il fenomeno del trauma non è assolutamente capito da un punto di vista medico perché iniziamo a dire che è nuovo, no? Com'è? E quindi immediatamente preso e considerato come una forma di simulazione. Quando poi, utilizzando una metafora, vagonate di soldati traumatizzati iniziano ad andare nei vari manicomi del regno, insomma, e la psichiatria si inizia a porre il problema se effettivamente la guerra possa creare un trauma di tipo psicologico. E è chiaro che la simulazione fa parte della vita dell'uomo, ma dall'antica Grecia. Teti consiglia ad Achille di simulare una malattia per non andare a combattere. Fa parte della notte dei tempi. E qua chiaramente anche la cultura popolare ci viene incontro. No? Quante volte abbiamo sentito il termine lo scemo di guerra, cioè colui che è rimbambito a seguito della guerra, o fare lo scemo per non andare in guerra, è la stessa cosa, cioè colui che simula per non assumersi la responsabilità della battaglia. E i casi sono eclatanti, sono oggettivamente moltissimi, alcuni anche caricaturali, no? Per cui molti di questi credevano appunto che arrivati quei 20 giorni di prova in manicomio si scampavano dal fronte e quindi le escogitano di tutto, insomma, no? Anche l'autolesionismo è tipico per evitare di andare in guerra. Peccato che magari si sparavano su un piede. Togliendosi prima la scarpa, dicendo che erano al fronte e gli aveva sparato l'austriaco, insomma, questo diventava inverosimile. Oppure entrano in manicomio, pensano di essere totalmente assolti dai loro obblighi militari e conducono una vita assolutamente normale, non sanno di essere spiati dagli infermieri che invece devono relazionare ora per ora quello che fanno. Tuttavia, dal 17, anche una periferia come Girifalco. Si inizia a studiare in maniera importante il fenomeno su quelli che sono oramai conclamati come scemi di guerra, no? Loro li chiamavano così, non lo dico in senso dispregiativo io, erano proprio classificati così. E allora ci sono molti esperimenti, tra virgolette, pratiche che fanno per capire il grado di trauma del soldato. Faccio un paio di esempi. Cioè inizia la pratica del colloquio. Oltre ai soliti metodi appunto di costrizione fisica, camicia di forza e via dicendo, ciò che posso immaginare, il colloquio del direttore, che all'epoca è Bernardo Frisco, con il paziente, e mentre parlano un infermiere passa con una divisa militare davanti e
e il paziente inizia ad agitarsi. Allora là si può pensare che sia anche una forma di simulazione. Fanno un'altra cosa, mentre parlano, sempre un'infermiera alle spalle del paziente prende un grosso tomo di enciclopedia, lo sbatte violentemente a terra simulando il rumore di un oppice e la reazione è che si butta sotto il letto e inizia a tremare. Chiaramente c'è una forma di trauma, insomma, quindi la questione inizia a essere presa sul serio. Tuttavia, quello che dicevi tu, insomma, il pregiudizio di fondo che sia un simulatore è sempre presente. Per i primi 20-30 giorni si parte nelle cartelle cliniche, è chiaro, alcuni sintomi non sono molto spiegabili, sospettiamo simulazione. E a volte succedono anche fatti paradossali, perché a volte la pazzia è un'onta così forte per alcuni, insomma. Per cui c'è il caso, ad esempio, di un soldato che ha effettivamente problemi di natura psichiatrica, anche seri, viene considerato psicotico, ma lui afferma, con forza che sta simulando perché lui deve andare in guerra, perché se no non è uomo, ma dei problemi notevoli. E anche lì poi c'è tutta un'altra questione sui cosiddetti effemminati, quelli che loro considerano appunto omosessuali. La parola non viene mai detta tale, ma ovviamente sono devianti, devianti sessuali, via dicendo. E quindi la descrizione è: parla in falsetto, non ha peli sulle guance, non sibula, ma effettivamente ha un atteggiamento femminile. Questi sono i primi che vanno a fronte, per intenderci, insomma, vengono considerati appunto degli scarti e quindi buoni da sacrificare. E la guerra, insomma, è uno spartiacque importante da questo punto di vista, che mette in crisi la psichiatria stessa, però dà anche vita appunto a queste varie forme, se vogliamo, anche simpatiche che si escogitano per evitare quell'inutile stralcio. Mi ha colpito.